Tommy, grazie di essere venuto subito. Ci mancherebbe, capo. Che succede? Si terrà una corsa, sai? Oh, sì. Polly e Sam hanno scommesso soldi su... Mike e Dan. Esattamente. Un bravo ragazzo, ma è una testa calda. E ha un po' le mani bucate. Qualche anno fa Mike è venuto a chiedermi un prestito. Voleva dei copertoni nuovi per poter correre giù alla Calabre. A me piacciono le auto veloci, è una specie di hobby. Si è rivelato un ottimo investimento. Quel ragazzo non perde una gara quando scende in pista. È passato a un'altra categoria di automobili e ho iniziato a piazzare qualche scommessa su di lui. In conclusione, ho riavuto più di quello che gli ho prestato. Sì, Sam dice che è il numero uno. Lo era. Abbiamo sempre dominato le gare. Adesso Ralph dice che è arrivato un europeo molto forte e che la sua macchina non ha praticamente rivali, a quanto pare. Quanto rischiamo di perdere? Anche troppo. Ma non riguarda solo noi. Molte persone del quartiere hanno chiesto consigli finanziari. È su Mike che hanno scommesso tutti. Potrebbe rivelarsi un vero disastro se dovesse perdere. Vai, ad esclusione di Morello. Crede punterà sull'europeo? Oh, sono più che certo. Vuole che ce ne liberiamo? Non si trova. Morello lo nasconde da qualche parte. Se dovesse sparire o dovesse ritirarsi, inoltre, annullerebbero le scommesse. Direbbero che la corsa è truccata, che è una truffa. E la sua auto? È questo il punto, Tommy. Ralph conosce un sorvegliante. Andrai da lui stanotte. Prenderai l'auto dell'europeo. La porterai a un nostro meccanico e la rimetterai al suo posto. Non c'è alcun problema, capo. Hola. Comunque i salvataggi automatici in questo gioco non hanno senso. Lo scorso capitolo mi faceva iniziare dalla cutscene, questo no. Io non capisco. Fate una cosa alla volta. Race day approach. Dobbiamo andare a rubare la macchina. Eppure anche scassarla. Dobbiamo sabotarla. Mamma mia, ok. Ecco di mezza minchia. Che fine hai fatto ieri sera? Ero con te. Tu avviati, Tom. Aggiorno io questo coglione. Polly ti ha portato a casa. Ma quando è successo? Chris, che gran notizia. E se tu off screen è successo? Forse per te, per le ragazze non molto. Cosa avete fatto? Cosa avete fatto? Adesso voglio delle spiegazioni, vabbè. Apri qua. Devo andare fuori. Allora sono 5, 6. Insieme a Gio. Ok. Dietro al bancone. Comunque, no, io ripeto, comunque non smetterò mai di dirlo. E salve. Buonasera, Tommy. C'è un grave problema di balancement di audio. Comunque si sta caricando la mappa ogni volta. Cavolo, ma vabbè. Tu, uomo, mi puoi dare delle spiegazioni? Un briefing magari rapido? Tommy, il grande giorno si avvicina. Tu hai mai visto la corsa? È impossibile non farlo. Salieri non lascerà interrompere a Morello le sue vittorie. No, signore. Forse non è del computer, perché anche Yakuza 3 lo faceva. Stanotte prenderemo in prestito l'auto dall'autodromo e il mio amico Bobby è il custode. Per un piccolo compenso ti mostrerà dov'è e farà finta di niente quando tu girerai la chiave. Questo Bobby già mi piace. Certo, c'è un altro tipo poi, Lucas Bertone. Devi portargli l'automobile sotto al Giuliani Bridge. Lui, lo sai, ci lavorerà su, renderà la corsa più interessante. Poi riporterò indietro la macchina e Bobby non dovrà più fingersi distratto. Ma devi fare in fretta, perché il turno di Bobby finisce all'1:30 e il suo collega è uno stronzo. Mamma mia, è una cosa timer. Okay. Se ti serve un posto dove mettere al sicuro le macchine lontano da gente indesiderata, usa pure il garage. Finalmente Carlo si è deciso a liberarlo. Ci abbiamo macchine? Porta un'auto in garage. Aspetta, ci abbiamo macchine da usare? Abbiamo la macchina scassata. Il taxi? Abbiamo le macchine queste qui. Perché ho questa macchina qua? Scusa. Allora, prendiamo questa macchina qua. Perché voglio che vada veloce. Mi rompo le palle. Ok, andiamo. Andiamo direttamente là. Ok, siamo arrivati. Bene. Sta macchina a pista, Finalmente un'auto decente, hey, ragazzi. Bobby. Sì. Metti pure la tua auto in garage. Non c'è nessuno. Gli amici di Ralphy sono amici miei. Se hai soldi, certo. Ma devo capire quanti soldi abbiamo. Cioè, io non lo so, non c'è scritto quanti soldi abbiamo. Domani mattina si riempirà di gente. L'intera città. Contrabbandano liquori. Lottano. Che palle. Oh, andiamo. Dimmi un posto migliore per rimorchiare una ragazza questo fine settimana. Non farmi parlare. Ne ho viste di cose. Cosa ha visto questo uomo?
Comunque si vede, cioè, la fisica del bagnato si sente. L'auto sguiscia via in una maniera, guarda. Ok, esco. Ok, ci siamo. Ok. C'ho un'arma, magari? Non ho armi, merda. Vabbè. Dovrei andare dal tipo delle armi ogni tanto. Dai, apri il garage. Metto garage proprio. Ok. Ah, proprio stile antico. Carrozzella, bene, senti. Serie C del 1929. La migliore. È un peccato sabotarla. Se mi beccano gli sbirri, inizieranno a fare domande. Ho ammesso che ti raggiungano. Cerca di evitare danni, ok? Devo tornare da Bertone entro l'una e mezza, prima del nuovo guardiano. Sì, è uno stronzo. Lo so. Posso entrare, ok? Come tempo rimasto? No! Ok, dai, taglio gigante. Sono andato in garage, però dubito che è impossibile fare. Cioè, se devo anche tornare indietro è impossibile. È tutto scassato. È tutto scassato. Tommy Angelo. Lucas Bertone. Oh, guarda qui che gioiellino. Guarda, è tutta magicamente messa a posto. Io lavoro in fretta. Resta qui. C'è sempre la sigaretta punta. Questo è peggio di Kiryu. Ciao, bellezza. Dai, saboti. Facci per bene. Secondo me succederà qualcosa di discutibile, sicuro, guarda. Ok, è pronta. Grazie, Lucas. Devo riportarla prima che se ne accorgano. Facci piano con lei. Diciamo che non farà la brava. Ehi, puoi dire al signor Salieri che io sono sempre disponibile. Collaboro con tanti, è vero. Ma voi rimanete i miei clienti speciali. Auto calde, le fughe, ogni cosa al giusto prezzo. Speriamo che il ragazzo di Salieri vinca. Per il bene di tutti. Ok, guida con prudenza. Vediamo come si comporta la macchina adesso che l'ha modificata. Non dubito cambi qualcosa in stile gameplay, però sarebbe carino. Ma che cazzo? Cos'è questa cosa? Si surriscalda! Porca troia, si surriscalda la macchina! Merda! Ma non succede un caso, succede, scoppia tutto qua! Bene! Porca merda, sta cosa si vede di merda! Si vede di merda e si surriscalda pure! Mamma mia, come sgussia via! Sì, comunque sì, ci sono modifiche al gameplay, mortacci loro! Cioè, guarda, io sto andando dritto, gira da sola! Si gira da sola! Frena! Oh, c'è ancora la mia macchina lì, bene! Devo andare qua. Parcheggia per bene. Ok. Missione compiuta. Sei tornato. Grazie al cielo. Tutto a posto. Sì, ora meglio che mi armo anche. Ah, fa tutto lui. Okay, alziamo i tacchi. Domani sarà un gran giorno. Se mi esce dal bagno, io sono lì che prego che abbia portato un ferro e non sono proprio sicuro che il barista abbia intenzione di pagarci. A questo punto i suoi figli si avvicinano, quei due si scrocchiano le dita, quelli erano energumeni anche i tuoi meni. Cosa bevi dietro? Il mio uccello. Hai capito? Ma come? Ma che no, ma che è uscito dal bagno e ha iniziato a pisciare tutto il locale. È vero? Non ha chiamato gli sbirri. A volte basta fargli credere. Ragazzi, che sei pazzo. Ma che cazzo di problemi ha sto gioco? Un momento. Certo, Frank. Abbiamo un piccolo problema. Il capo sta bene? Oh sì, niente del genere. Mikey Donne il pilota. No, devo guidare è io. È stato per bene dagli scagnozzi di Morello. Braccio rotto, mascella rotta. E in ospedale, insomma. Gesù. Già, brutta storia per Mike. Comunque, correrai tu al suo posto. Aspetta, come? Frank, Tom, io... Manca soltanto mezz'ora alla partenza. Non c'è niente da discutere. Il Don vuole vincere, ma più di ogni cosa vuole che Morello perda. E tu sei il miglior pilota che abbiamo. Altrimenti l'avrei chiesto a qualcun altro. Sì. Ok, Frank. Bene. Ralph ti aspetta con la macchina pronta. Scendi subito. Ma devo guidare, allora non, mi sa che non si spara, mi sa.
Arca vacca. Salvataggio, salva, sì, secondo me sarà da bestemmioni qua. 30 dall'Europa, il grande campione Martin Lichtenberg si è preso una pausa dalle gare internazionali per correre oggi qui con noi. Ecco la griglia di partenza, il favorito di Lost Heaven, Mikey Dunn, non parteciperà. Lo sostituisce... Tommy Angelo. Beh, aiutatemi tutti quanti ad augurargli buona fortuna. Ovviamente partiamo da ultimi, no? Ok, vediamo come... da sta macchina. Sono pronti a partire. Ok, vai, calma, vai, vai. Vediamo come va sta macchina. Ok, pare che non va. No, non va, siamo palesemente ultimi. Vediamo, vediamo un po'. Ah, questa macchina fa cagare. Ma come fa questo tizio a vincere? Beh, io sfondo. Vaffanculo. Se ne vada. Così si guida. Ecco qua, vedi? Si taglia proprio in maniera male, sta cosa non gira neanche per sbaglio. Vediamo un po' se riesco a farlo il primo tentativo. Proprio di sfondamento, proprio. Stronzo, siamo andati noi addosso, Tommy, non è che. Mi sa. Sarà... Mori! Aio! Serve una curva, ragazzi, serve una curva. Tipo questo. No! Ah! Ho scassato tutto. Vabbè, vabbè, uguale, vabbè, vabbè, abbiamo recuperato. Arrivo dritto, si tolga! Aia! Sto facendo un casino. Sto facendo un casino. Però bisogna fare così quando hai la macchina che non va. Perché quelli davanti sono palesemente più veloci di tutti quanti. No, no, arca troia. Allora ragazzi, non vi dico, è da un'ora che ci sto provando e visto che mi sono rotto il caso, sono andato a guardare un tutorial come girare. Come potete vedere, ho fatto un'opera di arte moderna qui, cliccando tutte le macchine. Così noi possiamo superarle semplicemente andando arrivando primi. Sì, ho avuto fortuna, mi sono messo lì nella chicane. Una fortuna che una macchina si è ribaltata e ha ostruito tutte le altre. Si sono schiantate tutte e si sono incastrate lì. Vedete i tram? È il primo episodio, i tram mi hanno dato un suggerimento. Perché io veramente mi sono andato un po' a informare. E questa missione di mafia è notoriamente impossibile per questa gara qui. Non so perché, perché l'hanno fatta così. E la macchina non va e la fisica fa cagare. Comunque noi, grazie al cisamento, abbiamo vinto e possiamo concludere questo fottuto video. Sto a 54 minuti. E vai. Non me ne frega niente, guarda. No, non ne vale la pena. Ho provato a farla 3-4 volte normalmente, però. Però non, no. No, assolutamente. La lisca di pesce così. Bam 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 bam. Incastrati tutti. Così si fa. Ciao Tom! Hai visto questo, ecco, bravo? Qui, che grande guidatore! Ehi, hey Tom, volevo ringraziarti per quello che hai fatto. Avevo scommesso l'affitto dei 6 mesi. Sarei per strada se non fosse per te. Beh, ho fatto quello che mi è stato chiesto. Sì. In qualche modo dovrò sdebitare. L'ho messo a cingolare per 1000 anni, ho fatto quella cosa lì. Quando riesci, passa dal garage. Forse è una dritta che ti farebbe fare un po' di grana. Va bene, grazie. Sapevo che non ci avresti deluso. Un po' di sotterfugi tattici. Un sacco di soldi. E Morello raccoglierà le briciole per alcune settimane. E anche le carcasse delle auto che ho lasciato in quella chicane lì. Un paio di scarpe di cemento, poverino. Tieni, sei meritato ogni centesimo. Porta fuori la tua ragazza. Ma abbiamo l'amorosa? Grazie, capo. Bevete, ragazzi? Ce l'hai, vero? Non buttare tutto un po'. La corsa è stata grandiosa, eh? Salute. No. No, però regalerò a mia madre un cappotto. Bravo ragazzo, adesso va a farti un drink. Non fare la fine di George Best. Ho sprecato tutti i miei soldi in donne, alcol e macchine, resto lo sperperato. Ah, sì? Avevo scommesso sull'altro pilota, quindi devi offrire tu. Ecco. Ora sei pronto per le cose. Con la faccia lì? Grazie. È già perso, l'abbiamo già perso. Sicuramente ti conviene dare una mano al tuo amico Poli. È così sbronzo che lo investirebbe un'auto parcheggiata. Sì, ok.
Lo riporto a casa sano e salvo. Comunque le animazioni facciali sono fatte molto, ma molto bene. Parla con tutti. Voglio il mio premio, parlo con tutti quanti. Oh là, con la salopette qua, con le... Senta, dica. Chi è lei? Parlo. Sei un pelotonato. Per caso hai visto Poli, Vin? Ha detto che andava a mangiare per smaltire la sbronza. Ma non esistono cannole tanto grandi, mi pare. Guarda, io voglio cercare il rosso. L'autodromo sarà aperto okay. Fino alle 6. Vi preghiamo di lasciare la struttura entro l'orario. Va bene. Parliamo con tutti quanti. Voglio parlare con tutti. Non me ne frega niente, guarda. Parlo con lei. Oli e gli altri tuoi amici si sono già scolati metà delle scorte del bar. L'hai trovato? No, sono andato lì un metro e non mi ha detto niente nessuno. Parlo con tutti, guarda, tutti. Voglio parlare, finalmente. Un po' di parlata. Tu, dimmi. Lo fai sembrare facile, Tommy. Quando 20 anni fa sono iniziate le corse, molti piloti non avevano nemmeno un traguardo. Tutto merito del motore, Ralph. Io sterzavo. In realtà la macchina non sterzava, ma mai ne sbagliava. No, mai. Stato dicendo che era affamato. Ok. Beh, divertiti. No. Lo farò, Tom. Grazie. Non sterzava mai la macchina, ma mai nella vita. Ok, signora. Cos'è questa regina? Mi guarda malissimo. No, non guarda me, guarda un po' a caso. Frank. Hai regalato a mia figlia un altro anno di retta scolastica, Tom. Ehi. Ma perché? Perché immagino mi sembra sempre Frank? Goditi il momento. Francesco. Franco. No, Franco. Prima che faccia sfigurare se stesso e la famiglia. Non lascerò che rovini la giornata al capo. Non preoccuparti, Frank. Lo troverò. Va bene. E tutti immaginano. Scusa. Ma perché tutti immaginano che si chiamano Frank? Perché le signore hanno questo completo rosso? Andrà di moda, vorrei che ti dica io. La polizia di Lost Heaven vi ricorda che è severamente vietato vendere e consumare. Vabbè, dai. Giusto. Giusto, giustizia, fate giustizia. Ma. Dimmi, sai dove. Wow, che corsa, campione. Ehi. L'ultima volta che ti ho visto correre così ti puntavo la pistola alla testa. Sì, all'inizio. Perché oggi era diverso. Hai ricoperto d'oro la nostra gente, perciò direi che sei salvo. Ehi, hai visto, Poli? Ma c'è la Tarantella lì sottofondo! È passato barcollando. Ho sentito. Così, a caso. Ah, sono i tipi di che sono la Tarantella. È la tua prima volta all'autodromo. Oh là. Posso prendere qualcosa qua? C'è un collezionabile. Colleziona. Prendi la soppressa. Prendi. Tu, il meccanico. Come andava dopo il lavoretto? Una merda. Ho rischiato di andare a scattarmi, infatti. Ma ce l'abbiamo fatta. Hai per caso visto Poli? È passato 5 minuti fa. Puzzava come se avesse fatto il bagno nell'ipo. Ma come fai a sfondarti così tanto? Cioè, neanche provandoti riesci. Cioè, neanche provandoci a fare apposta. Questo qua che cacchio ha nelle brache? Spero sia luce, perché le brache con la pezza marrone nelle ginocchia non è solo il massimo, eh. Sportività, cisità. Oh, cammina fiero, l'uomo del momento proprio. Ah, ho vinto e ho barato tantissimo. Vabbè, dai, più o meno. Tanto baro più, baro meno. Mi rinnovo la richiesta di lasciare l'area quando comunicato e di non assumere sostanze illecite. Vabbè. Cerchiamo di non fare come l'anno scorso. Ma mica eccolo lì. No, non è lui. Dai, lì, è là dietro sicuro, guarda. Ok, ti parlo. Sei qui, grazie al cielo. Se il tuo amico continua così, chiameranno la polizia. Scusa, ora lo faccio smettere di fare. Picchiamo balleria. Sangue. Ma si può fare a pestaggio a mano? Forse sì, cioè non me l'hanno ancora fatto fare. La prima cosa che ha fatto Vito quando è tornato in America ha fatto menare o. Così. Che fa mulla, papera, fa quack. Che pezzo fa l'uccello? Non lo so, ma il tizio della sicurezza dice che devi andartene a casa. È uno stronzo quello, non conosce le specie. Sì, hai ragione, ma anche io penso che dovresti tornare a casa prima di vomitare anche l'anima. Va bene allora, credo. Ma era piena la bottiglia, che spreco. Andiamo, campione. Ma non dimmi che prendiamo quel macinino lì dietro, per favore. Ocio. Ah, prendiamo quella lì. Ok, ma quella è la mia macchina. È la macchina quella sbilluccicosa. Ok. Dai, Poli, andiamo a casa. Occhio, non incespicare. Dai, sali. Dai, andiamo via. Ci sei.
c'è stato davvero fotte, Tom. Mamma mia. Cioè, a guardare, dico. C'avevo ragione. C'avevo ragione quando ti ho trovato. Che ho detto? Che cosa hai detto, Bully? Ho detto che questo qui guida da Dio. Don Salieri, questo è uno che guida da Dio. È sparito davanti alla mia faccia. Guarda il cartello. Va bene. Qui. Ecco dove siamo. Mi mette in imbarazzo, Tom. Guardate, ora sei perfino... Questa macchina sterza di più di quella da gara, io non capisco. È fatto apposta a farti perdere. Tutti i nostri. Da quando sei entrato in famiglia sei andato alla grande. Ma finora ti è andata bene, sappilo. Io e Sente abbiamo evitato le scassature di minchia. Ah, sì? Tu non sai come stanno davvero. Tanto posso tagliare direttamente per i cosi qua che spariscono. Donna, la tua mente inizia a correre. Puoi farmi stare ancora peggio, Tommy? Vabbè, dai, più o meno. Massimo, vomiti qua. Quindi, comunque, tu non sai come stanno davvero le cose. Ti chiamano per incontrare il Don e la tua mente inizia a correre. Tommy, ho fatto cose orribili. Ci siamo dentro tutti. Faccio quello che chiede il Don quando vuole lui, proprio come te. Non sei proprio come me. Non sai quando deve chiudere. Prendi esempio da Sam, che torna a casa da chiunque ci sia ad aspettarlo. Oli, sei ubriaco. Sto delirando malissimo. Chiudi il becco per il tuo bene. La macchina che si spara flash non è il massimo, però. Ho voglia di farmi una ragazza. Devi stare calmo. Ah, hai chiesto la persona sbagliata. Ho detto portami dalle pollastre. Portami al Blue Joe Pix. No, adesso andiamo a casa. Dovrei portarti a casa. E il ponte. Prende il ponte per l'isola. Portami dalle ragazze, ti ho detto. Portami da quelle dolci fighette. No, andiamo a casa. Non saprei portarti a casa. Siamo davanti al tuo sicuro. Parcheggio. È finito il dialogo, ok. Davanti al tuo parcheggio siamo. E che minchia, a casa? Che mi hai portato a casa? Non fa sapere dove abita. Vabbè, forse, è da un mese e passa. Forse... Che sa che li conosce, cioè, quindi ci sta. È una buona idea, sì. Ok, ora... Sogni d'oro, ragazzone. Sto per... Sì. Sì. Cioè, non mi sento molto bene. È meglio che esci dalla macchina. Ah, sportività. Sport proprio sportività.